sistema questo elementare per vedere il mare. Qui abbiamo una sirena bionda qui che è alla ricerca del suo mare. Suo mare pulito però, non è sporco com'è. Questo è chiuso e sporco. E finalmente siamo riusciti a organizzare un lungo muro di scale per salire e andare al mare. Io stamattina leggevo con un certo stupore che è stato deliberato in commissione turismo al municipio decimo di Ostia che verrà installata una ruota panoramica di 50 metri d'altezza. Ecco, io pur senza voler metterci per forza della malizia, poiché abbiamo il lungo muro che è responsabilità di cui è inutile starne a parlare, degli ultimi 30 anni insomma si è accentuato questo problema, allora con quella ruota panoramica, dopo la proposta di un famoso architetto che voleva elevare il lungomare, fosse che fosse la volta buona che con la ruota panoramica noi riusciremo a vedere il mare. On the beach. Yeah, we want to help people. You know, in Ostia, Little Roma, it's a problem. Yeah, we've been talking to him about it. You see. Attenti alle mani. Bravi. We joined the party. We're too late. Tell me something. So we're from England. Yeah. We're au pairs. So we live in Rome at the minute with a family. We live in central Rome, but we've come here to go on the beach, and then we've seen all this, so we're like, let's join. Now you can go. We open a little of the beach. You can go. Yeah, let's go. Thank you very much. Thank you. Bye. È una rete non fatta per la sabbia, una rete fatta per i cristiani, per impedirgli di andare. Agostino, ti passo il megafono. State? Allora, qui vediamo tre problemi principali tra i tanti. Numero uno, l'assenza dell'ordinanza che viene chiamata invernale, ma in realtà è anche autunnale e primaverile, quindi l'ordinanza non estiva, che non è stata ancora emanata dalla sindaca di Roma, il che comporterà il fatto che non si sa se i diritti dei cittadini, dei romani, ma anche dei tanti turisti che vengono a Roma e vogliono venire al mare, come queste due ragazze inglesi che per venire al mare hanno dovuto approfittare delle nostre due scalette, altrimenti il mare di Roma non l'avrebbero mai visto. Non si saprà se i cittadini avranno diritto ad entrare al mare anche durante questa stagione. Ci sono le leggi, ci sono le norme, ma manca il comune che ci dà le indicazioni su come queste norme debbano essere rispettate. È stata mandata una lettera a tutti i concessionari in cui gli si chiedeva di alzare delle recinzioni antisabbia che fossero conformi al regolamento e alla legge. Ecco, guardate un po' queste recinzioni, ditemi se secondo voi
quelle recinzioni che adesso noi abbiamo tirato giù possono fermare l'avanzata della sabbia. Sono delle recinzioni bucate che permettono il passaggio delle mani, figuriamoci della sabbia. Ma poi c'è, insieme alla antiquatezza di questo lungo muro, c'è da spenderci due parole sugli imprenditori del mare. Sono più che antiquati, perché mantenendo un ambiente chiuso non gli accede tutto quel pubblico che gli accederebbe, che entrerebbe con un mare aperto come dovrebbe essere. Quindi, cari concessionari, fatevi da parte. Abbiamo oggi scalato il mare, questa sembra una battuta, in realtà per andare al mare a Ostia dobbiamo scavalcare due e anche più reti. Questa cosa è un'offesa all'intelligenza ancor prima che ai diritti dei cittadini, è un'offesa allo sviluppo di questo territorio, è un'offesa all'ambiente, è un'offesa al diritto al bello di ognuno di noi, è un'offesa alla possibilità di camminare e di godere il mare d'estate, in autunno, in inverno, a primavera. E il mare d'inverno dovrebbe essere aperto, il mare d'inverno è una risorsa importante, il mare d'inverno è un'occasione per stare all'aria aperta, ma è anche un'occasione per fare economia, ma il mare è un mezzo di trasporto, il chiuderlo, il recintarlo in qualche modo alza barriere che sono inaccettabili. C'è questa rete che è stata qui scavalcata, c'è anche un'altra rete dall'altra parte, taglio, quell'altra rete dall'altra parte dovrebbe fermare dovrebbe non essere una rete ma essere un piccolo ostacolo per fermare la sabbia portata dal vento. In realtà la sabbia passa perché le reti sono grandi, ma serve soltanto a fermare le persone. Questa cosa è inaccettabile, dobbiamo finirla, noi continueremo la nostra battaglia, nessuno si deve illudere che noi ci fermiamo qui, noi continueremo l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera e di nuovo l'estate, finché il mare tornerà ad essere il mare di tutti, finché il mare tornerà ad essere il mare di Roma, una risorsa importante per questa città e non soltanto un'occasione di ricchezza per poche famiglie, non sempre in linea con le norme legali. Grazie. È un'associazione. È un'associazione di fatto. Allora voi siete andati a chiedere i documenti ai concessionari perché tengono chiuso? Mi scusi tanto, una domanda. Una domanda sola. Avete chiesto ai concessionari i documenti? Non è che io li devo chiamare per farmi aprire l'accesso. L'accesso per legge è lei. Ha una divisa e la legge la deve far rispettare. Per legge deve essere aperto, le trovo un accesso qui. Allora io mi aspetto che, come lei mi prende il documento, il mio nome e cognome, e va benissimo perché io sto facendo una cosa che non è consona o non è adeguata, ok, allora lei adesso mi fa una segnalazione, mi chiama il responsabile che è stato qua dentro e chiede documenti a loro. Giovedì abbiamo segnalato con cartelli che hanno cacciato via dalla sala. Scusate se mi prometto, siamo andati ad avvisare che avremmo fatto una disobbedienza civile. Abbiamo comunicato, siamo andati, ci hanno cacciato dalla. Cosa sta succedendo alla Pinetina, la vecchia Pinetina? Lo sa perché sta succedendo? Perché non ci sono più le alghe e le piante a mare che fermano la sabbia. No, anche di qua. Lo sa qual è il danno del canale? È la cementificazione delle sponde del canale. Quella ci costa, quell'entrata di quelle poche barche, ci costa un patrimonio. A noi cittadini, anche a lei. Tutti gli ostacoli messi a contrasto della corrente sottocosta sono tutti un enorme danno ambientale e ogni balneare ha fatto la sua piccola parte con i piccoli pennelli credendo di fermare la sabbia necessaria. La natura fa la sabbia, Ostia è una duna, Ostia è nata come duna
e la costa si può salvare solo lasciando lasciando integre le dune permessi per fare la scogliera. È tutto connesso. È tutto collegato. Forse lei è figlio, faccia, chieda a papà. Le scogliere sono state messe dopo preghiera degli operatori dei balneari, perché il mare è aggressivo, perché i poli si sciolgono, tutte frescacce. Non l'hanno chiesto i cittadini le scogliere, casomai i cittadini piace fare il surf e così si ammazzano sulle scogliere, non è possibile. Tu sai che il libero transito è sui 5 metri? Ma sì, quella riga dovrebbe essere la sabbia. No. Se tu leggi l'ordinanza, non la metto. No, l'ordinanza è per mare. Noi possiamo andare, lui ha detto, noi possiamo accedere al mare da qualsiasi parte. E lì tu mi impedisci di correre dove piace a me. Ma lo sai anche tu, stiamo protestando anche. Tu lo sai come funzionano le leggi, quindi non è che tu stai Senti, visto che tu stai così in alto, hai la fortuna di vedere il mare. Assolutamente sì, lo vedo sempre. Noi qui da questo lungo muro purtroppo non si vede, io lo vedo, ed è bellissimo e calmissimo. Bene, grazie, ciao. Ciao.